Bentrovati all'edizione della notte del TG6, in apertura la politica. Andiamo all'Aquila questa mattina a Palazzo Fibbioni, passaggio di consegne tra il sindaco uscente Massimo Cialente e il neosindaco Pierluigi Biondi, dunque passaggio della fascia tra i due sindaci, anche passaggio delle consegne tra centrosinistra e centrodestra che arriva al governo della città dopo 10 anni di governo da parte di Cialente, dunque del centrosinistra. Allora andiamo a vedere com'è andata nel servizio di Daniela Rosone. Pierluigi Biondi è formalmente da stamane il nuovo sindaco dell'Aquila. La proclamazione è stata effettuata dall'ufficio centrale e c'è stato oggi il passaggio di fascia da Massimo Cialente, sindaco uscente, a Biondi stesso. Cialente ha voluto dare il suo in bocca al lupo speciale al neo sindaco Biondi, che dal canto suo ha ringraziato Cialente per avergli permesso già da ieri di essere a Roma con lui per iniziare a prendere visione di tutte le cose che riguardano il comune e per i consigli ha detto che sicuramente gli chiederò in questi 5 anni. Con la fine del mandato di Massimo Cialente finisce un'epoca. Il neosindaco ha già le idee chiare però sul futuro. Ha già incontrato i dirigenti comunali, ha chiesto loro una relazione sul loro operato finora. Allora non so se tutta sta gente è per la fine del regno del sire Massimo Cialente o per un passaggio comunque insomma importante per la storia di questa città. Allora, voi lo sapete da cronisti attenti e spesso anche un po' maliziosi, insomma, che io e Massimo in passato ce le siamo anche date di santa ragione, perché intanto siamo due animali politici, ma non politici di professione. Siamo due animali politici nel senso che la politica la viviamo con grande passione, con grande impegno e con una visceralità magari che qualche volta va oltre il... Però comunque è un clima che chi fa politica conosce, che però non prescinde mai dal rispetto e anche da un principio che è quello della continuità amministrativa e dello stile e del garbo istituzionale. Tanto è vero che ci siamo sentiti immediatamente sia la notte delle elezioni sia il giorno dopo. Ieri addirittura siamo andati a Roma insieme, lui mi ha consentito di iniziare ad esercitare le mie funzioni benché ancora non ci fosse l'ufficialità della proclamazione, e credo che in futuro, quando avrò bisogno, come già mi ha detto, sarà a disposizione insomma per farmi un po' il riassunto delle puntate precedenti, perché L'Aquila è una città, non ve lo devo spiegare, complessa, con tante difficoltà, con tantissime esigenze. Sono salvi i livelli occupazionali alla Richetti di Sant'Atto di Teramo, distrutta da un terribile incendio. È stato trovato un accordo per i 200 lavoratori che prevede la cassa integrazione per 13 settimane per i dipendenti a tempo indeterminato e il rientro immediato al lavoro per gli interinali. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. Trovato un accordo per i quasi 200 lavoratori della Richetti, azienda produttrice di fette al latte di Sant'Atto di Teramo, andata distrutta da un terribile incendio. Un'intesa portata avanti dai sindacati e dalla proprietà per affrontare questo difficile momento e che si concretizzerà in 13 settimane di cassa integrazione per i dipendenti a tempo indeterminato e il ritorno immediato al lavoro nell'opificio adiacente ex Food Invest, invece per gli interinali che altrimenti non avrebbero avuto alcuna copertura. Sul fronte ambientale si è tenuto un tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura di Teramo alla presenza di ARTA, ASLI, ZS, Provincia, Carabinieri e sindaci dei comuni interessati al possibile inquinamento Teramo, Castellalto, Mociano e Bellante. In attesa delle analisi il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi ha però emanato un'ordinanza che impone misure di prevenzione per le 24 ore successive per un chilometro intorno al cono di nube che si è sprigionato dalla Richetti, imponendo il divieto di pascolo e di consumo di frutta ed ortaggi nell'area di rispetto. Per quanto riguarda le cause dell'incendio che ha distrutto i 2/3 dell'azienda teramana, nessuno ancora si è pronunciato sulla natura accidentale o dolosa del rogo. Una prima stima parla di 2 milioni di danni tra struttura, materie prime e prodotti semilavorati, ma c'è anche tanta voglia di ripartire, espressa dalla proprietà, che prevede di trasferire ciò che resta della Richetti nell'azienda vicino e riprendere il prima possibile la produzione.
Intanto dalla ricognizione effettuata dall'ASL con il supporto dell'ARTA è emerso che alcuni frammenti di materiale contenente amianto sono ricaduti solo nel cortile della ditta Alfa Gomma, confinante con l'azienda bruciata, e che si è già disposta la messa in sicurezza del sito. Si è provveduto inoltre a bloccare il conferimento nella fognatura consortile delle acque di prima pioggia accumulate nelle vasche, comprese le acque di spegnimento. Inoltre, secondo i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio del distretto provinciale dell'Aquila, al momento dei prelievi nelle postazioni di controllo esterne allo stabilimento, i composti organici volatili generati dall'incendio non risultavano rinvenibili a concentrazioni significative. Slitta al 13 luglio la scadenza dell'avviso pubblico sul sostegno alle imprese inserite nelle aree di crisi non complesse, lo ha deciso il vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli, accogliendo le istanze pervenute da alcune associazioni di categoria. La richiesta formale di CNA e Confindustria Chieti Pescara, che abbiamo ritenuto fondata, ha spiegato Lolli, è arrivata con una lettera nella quale si chiedeva lo spostamento della scadenza del bando che avrebbe avuto termine nella giornata odierna. L'avviso inserito nella programmazione FESR 2014-2020 sarebbe dovuto scadere, come detto, oggi. La finalità dell'avviso è finanziare piani di rilancio delle aziende operanti nelle aree interessate che prevedano investimenti per la riconversione industriale, la razionalizzazione, la realizzazione di nuovi prodotti o rinnovamento di impianti e processi produttivi. Ed ora la cronaca giudiziaria. I legali del sindaco di Pescara Alessandrini, del suo ex vice Del Vecchio e quelli dell'ex sindaco del capoluogo adriatico Luigi Alboremascia e dell'ex assessore all'urbanistica Marcello Antonelli stanno preparando le richieste di rito abbreviato nell'ambito del procedimento riunito che riguarda da un lato l'abuso edilizio per la Siti, dall'altro le ordinanze fantasma dell'estate 2015. Prossima udienza davanti al GUP del Tribunale di Pescara il 17 di novembre. I legali del sindaco di Pescara Marco Alessandrini e del suo ex vice Enzo Del Vecchio si preparano a chiedere il rito abbreviato nel procedimento penale relativo all'inchiesta sulle cosiddette ordinanze fantasma dell'estate 2015, per le quali sono finiti sotto indagine della Procura di Pescara assieme al dirigente del comune adriatico Tommaso Vespasiano. I tre sono accusati di concorso in omissioni di atti d'ufficio per aver omesso, stando all'accusa sostenuta dai PM Di Serio e Mantini, di emanare idonei provvedimenti amministrativi volti a tutelare la salute pubblica e ad impedire la pubblica balneazione nei tratti di costa. L'inchiesta ruota attorno alla rottura della condotta del depuratore di Pescara in via Raiale, che determinò lo sversamento in mare di 30.000 metri cubi di liquami, e alla ordinanza del 3 agosto del 2015. L'accusa sostiene che fu tardiva rispetto al momento in cui gli amministratori erano stati messi al corrente della non balneabilità delle acque. Il procedimento penale sulla balneabilità del mare di Pescara, che si trova nella fase dell'udienza preliminare, è stato unito a quello relativo alla Siti, il complesso edilizio che sorge sempre a Pescara nei pressi dell'aeroporto d'Abruzzo. Le indagini sull'estate 2015 infatti partirono da un'intercettazione telefonica nell'ambito dell'inchiesta madre sulla Siti. Anche per la parte del processo relativa al presunto abuso edilizio, gli avvocati dell'ex sindaco di Pescara Luigi Alboremascia e dell'ex assessore comunale ai lavori pubblici Marcello Antonelli si preparano a chiedere il giudizio secondo il rito abbreviato. Per quanto riguarda la Siti, gli imputati complessivamente sono 15. Oltre a Mascia e Antonelli, sono coinvolti nel procedimento l'imprenditore Marco Sciarra, legale rappresentante della società Iniziativa Immobiliare Abruzzese, l'amministratore unico della società Imar Costruzioni Giovanni Pagliarone, il direttore dei lavori per le opere strutturali l'ingegnere Carlo Galimberti, il direttore dei lavori architettonici l'architetto Mario D'Urbano. Tra gli imputati per abuso d'ufficio anche una serie di dirigenti della regione Abruzzo e del comune di Pescara: Antonio Sorgi, Carla Mannetti, Gaetano Silveri, Emilia Fino, Pierluigi Caputi, Mario Pastore, Gaetano Pepe, Lanfranco Chiavaroli, Enrico Iacomini. Al centro dell'indagine c'è la variazione di destinazione d'uso deliberata dalla giunta Mascia. Il GUP Gianluca Sarandrea ha aggiornato l'udienza al prossimo 17 novembre. Il consigliere comunale del centrodestra pescarese Guerino Testa chiede alla giunta Alessandrini di adottare un'ordinanza sindacale urgente per lo sgombero dell'area dietro il ferroterle nella zona dell'area di risulta, dove si trova un bivacco abusivo di senza fissa dimora. Sentiamo Paolo Renzetti.
problema di bivacchi, di ordine pubblico, di igiene urbana nella zona dell'area di risulta della vecchia stazione di Pescara. Consigliere Testa, voi dite basta e chiedete un'ordinanza sindacale urgente all'amministrazione comunale. Ma penso che sia opportuno oggi prendere di petto una situazione che sta sempre più rotolando verso la mediocrità più assoluta. Ormai Pescara, per quanto riguarda l'igiene urbana, il decoro urbano, la sicurezza, sta raggiungendo limiti di salvaguardia molto importanti. Noi riteniamo che debba essere fatta un'attività quotidiana per togliere i vari bivacchi, i vari campeggi abusivi che insistono nell'area di risulta, non solo nelle ore diurne e notturne, ma insistono anche in tante altre zone della città, ad esempio all'inizio della strada Parco su via Silvio Pellico, ma anche nelle zone centrali dove ormai tra l'accattonaggio, chi ti chiede soldi per il parcheggio o per acquistare il biglietto dell'autobus. Penso che stiamo arrivando a livelli che Pescara e pescaresi non meritano. Da un punto di vista della solidarietà personale, umana e cristiana, noi siamo vicini nei confronti di chi oggi vive una situazione molto complessa, però riteniamo che una città come Pescara non possa più tollerare scene del genere. Aggiungo anche che molte persone, specialmente donne, che lavorano nella zona centrale della città, nei vari esercizi commerciali, hanno paura andare a riprendere la macchina dopo le 20, perché c'è una situazione di insicurezza palpabile. Ci sono state però, a dire il vero, consigliere Testa, in passato diverse operazioni della Polizia Municipale. Sì, ma infatti questa è un'operazione che non deve essere fatta in maniera spot, deve essere fatta specialmente nel periodo estivo quotidianamente. Noi vogliamo essere costruttivi, non vogliamo fare solamente una polemica sterile, noi vogliamo che il tema della sicurezza sia un tema centrale per quanto riguarda questa amministrazione, anche alla luce dei nuovi poteri che man mano il governo sta dando ai sindaci. Quindi noi su questo non faremo sconti, saremo molto vigili, perché veniamo quasi quotidianamente avvicinati ai cittadini che non riescono più a sostenere una situazione del genere. Restiamo ancora a Pescara, dove oggi è stato presentato il progetto di sicurezza stradale Luce Verde, che vede fra i soggetti promotori la Polizia Municipale, l'ACI e l'amministrazione comunale. La quinta città in Italia a poterne usufruire, quindi per noi è veramente un vanto poterla offrire al Comune di Pescara come servizio di Automobile Club d'Italia tramite ACI Info Mobility, che è una società in house di proprietà proprio di Automobile Club d'Italia. È un progetto che abbiamo voluto fortemente anche su Pescara, siamo riusciti ad averlo prima di tante altre città, che si propone di dare quelle notizie che spesso i cittadini non riescono ad avere per tempo, e quindi tutto quello che accade nella città, tutte le notizie che arrivano al centro della Polizia Municipale, che raccoglie per incidenti, per chiusure, per un allagamento improvviso, tutto quello che potrebbe impedire la normale circolazione dei veicoli o dei pedoni o di quant'altro, viene inserito in questo sito. Viene elaborato dal nostro sito di ACI Info Mobility a Roma e comunicato tramite una serie di radio locali e di anche sui cellulari possono arrivare degli alert, degli avvisi, e entro fine anno creeremo una app apposita nella quale il cittadino, cliccando, va e vede la situazione attuale del traffico nella città. Funziona per Roma, Napoli e Milano con i problemi che hanno queste grandi città, noi speriamo che possa funzionare ancora meglio a Pescara. Pescara, che tra l'altro, Presidente, ha proprio storicamente grossi problemi di mobilità, di circolazione e di traffico in città, soprattutto in alcuni periodi dell'anno. Pescara ha grandi problemi di mobilità perché è una grande città, ha tanti abitanti, ma soprattutto più di 100.000 auto entrano ogni giorno in città per motivi diversi. Il territorio però è quello che è, cioè 100.000 abitanti su un territorio un po' più vasto non è poi tanto, ma su Pescara, che vede tutto questo traffico in entrata e in alcune ore poi la sera in uscita, ci sono delle difficoltà. A San Demetrio nei Vestini restano molti problemi legati alla ricostruzione del dopoterremoto, ma c'è anche una buona notizia: il wifi libero che è stato installato nel popoloso comune dell'Aquilano. Vediamo insieme il servizio.
San Demetrio, popoloso comune dell'Aquilano, qui l'amministrazione comunale sta portando avanti un progetto interessante per offrire ai cittadini, agli studenti, anche alle famiglie che magari non possono permetterselo, il wifi gratis nei punti più importanti del comune e dunque la piazza, il monumento ai caduti con il parco circostante e le scuole sandemetrane. Ma noi già da qualche anno abbiamo collaborato con un'azienda locale per una rete cittadina di wifi. Oggi con la riorganizzazione del servizio ci hanno proposto questo ulteriore miglioramento di quello che già avevamo e quindi lo abbiamo colto con favore, perché comunque credo che a tutti faccia piacere che in una zona del centro, in una zona vicino alle scuole, si possa usufruire del wifi gratis, ma soprattutto insomma, in questo mondo dove la navigabilità è importantissima, anzi è un elemento essenziale del nostro vivere quotidiano, perché no dare questo ulteriore servizio. Purtroppo anche qui la ricostruzione, come in molti comuni più piccoli, stenta a decollare, va avanti sì, ma con assoluta lentezza. Pensate che a San Demetrio su 99 aggregati ne sono partiti soltanto 9. È la burocrazia che, secondo il primo cittadino Silvano Cappelli, blocca la rinascita. La ricostruzione è inesorabile ma è lenta perché la burocrazia ha ulteriormente complicato un processo che di per sé era complesso per la mole di risorse e per quello che significava la ricostruzione del centro storico. Ad oggi le pratiche al genio civile e soprattutto gli aggregati al centro storico soffrono di un eccessivo appesantimento sia della parte amministrativa e burocratica e sia di quello che è tutto il percorso per arrivare al finanziamento, anche se le risorse ci sono. Questa mattina a Palazzo di Città Montesilvano l'amministrazione comunale ha presentato il calendario delle manifestazioni estive. Abbiamo allestito un cartellone, come del resto negli ultimi 2 anni, che possa in qualche modo accontentare tutti i gusti e coprire le varie zone di Montesilvano. Gli eventi di spicco sicuramente sono 4 e sono quelli legati a 4 concerti che si terranno nei mesi di luglio e agosto: il concerto di Piero Mazzocchetti, il concerto di Edoardo Pianello il 15 agosto, il concerto di Antonella Ruggero sempre ad agosto a Montesilvano Colle e il concerto di Fabio Curto, vincitore di The Voice of Italy del 2015. Per me è un momento molto bello, molto importante. Non nego che erano diversi anni che la cittadinanza, gli amici di Montesilvano, insomma tutte le persone che mi sostengono da anni volevano che rifacessi un concerto e abbiamo avuto la possibilità di metterci d'accordo e cercare di venirci incontro, visti i tempi difficili e duri che sono, però credo che la volontà delle persone, la voglia di fare comunicazione, parlare di un linguaggio universale come la musica, da abruzzese e da montesilvanese nella mia terra, credo che sia una condizione dal quale non potevo assolutamente tirarmi indietro. Ci sarà anche la notte dei saldi? Ci saranno 3 notti in realtà su Corso Umberto, quest'anno alle 2 tradizionali se ne è aggiunta una terza e avranno ogni notte una tipologia di evento. Si partirà con la prima dedicata al mondo delle cover, la seconda al mondo dei bambini e la terza al mondo dell'animazione degli artisti di strada. Confesercenti poi il 13 e 14 luglio organizzerà l'attività di Cera sulla Mare, che siamo arrivati alla quarta edizione, un'attività dedicata al vino Cerasuolo, fatta negli stabilimenti balneari dal tratto da Bagni Bruno fino ai grandi alberghi, una passeggiata serale con il bicchiere di vino e i buoni cibi offerti dai balneatori. Tanti gli eventi nell'estate di Montesilvano, ci sarà anche tanta musica. Montesilvano Pop Rock Music Fest e avremo le giornate 3, 4, 5 e 6 di agosto di quest'anno. Le prime 3 giornate saranno la battaglia delle band emergenti e la terza quella dei cantautori. La cosa molto importante è che avremo molti ospiti che provengono appunto dalle iscrizioni di Sanremo, Sanremo Giovani, Area Sanremo e oltre a questo anche degli ospiti a livello internazionale tra i giurati e alcuni che poi si esibiranno durante le varie serate. A Giulianova riapre l'infopoint turistico di Piazza Buozzi assieme al nuovo servizio dei musei civici con visite itineranti gratuite nelle strutture dal prossimo 29 giugno, cioè da domani, fino al 27 di agosto. Da giovedì 29 giugno fino al 27 agosto, insieme ai giovedì in terrazza, riprende il servizio del Polo Museale Civico di Giulianova. Un servizio che quest'anno si rinnova, non più
solo aperture, quindi non solo ingressi nei musei, ma conoscenza reale, autentica delle nostre collezioni civiche. Grazie a due visite itineranti gratuite che si svolgeranno ogni giorno dal martedì alla domenica alle 18.30 e alle 21.30, questa nuova offerta permetterà non solo ai turisti di visitare i nostri musei, chiaramente alla cittadinanza, ma soprattutto quello che abbiamo voluto fare quest'anno è permettere agli operatori turistici di offrire insieme al loro pacchetto quel più culturale che permette al turista di visitare Giulianova. Nel weekend a Pescara si terrà la prima edizione del Pescara Comic Convention, una due giorni tutta da vivere fra cosplay, contest e fumetti. La prima festa del comic che sfosa i parchi cittadini, parco di Villa Sabucchi, Villa De Risis, il parco Florida, i giardini di Piazza Primo Maggio e ancora il Museo Vittorio Colonna e Piazza Salotto, per sposare anche quella che è la festa dei saldi, la notte dei saldi a Pescara, 1 e 2 luglio, con tantissime associazioni di ragazzi appassionati di fumetti, game o cosplay che si incontrano a Pescara. Tantissimi fumettisti, tra cui l'autore di Flash, che tra l'altro è un abruzzese, che ci ha fatto l'onore di essere presente qui, ma tantissimi altri che a Piazza Salotto avranno l'occasione di disegnare su fogli da 70x200 e di consegnare anche alla città le loro opere. Tra l'altro molti negozi della città, circa 250, a cui si aggiungono poi bar e gelaterie, avranno appunto alle vetrine una sorta di mostra itinerante, perché saranno tantissimi fumetti sulle loro vetrine, quindi veramente tantissime attività nel centro cittadino, tantissime attività nei parchi, che non rimane altro che scegliere e usufruire nella nostra città. Un'anteprima per crescere, perché non vogliamo che questa sia un'iniziativa spot nella nostra città, vogliamo che sia il primo anno. Quest'anno diciamo, si fonda principalmente su tante associazioni di giovani, tra cui anche la compagnia dell'Ilex di Elice che sarà con noi, ma tante altre che non cito veramente per non tralasciare qualcuna di loro, ma il prossimo anno deve diventare la seconda edizione e poi via via un appuntamento stabile dell'estate pescarese. Ed ora siamo alla pagina sportiva, iniziamo dal mercato e dal Pescara, giornata intensa a Milano, quella di oggi per il presidente del sodalizio biancazzurro Daniele Sebastiani. Tra le trattative più importanti in agenda, quelle di Koulibaly e Ganz. Vediamo come è andata nel servizio di Andrea Costantini. È stata una giornata densa di appuntamenti per la delegazione del Pescara presente a Milano e composta dal presidente Daniele Sebastiani, il DS Luca Leone e il club manager Simone Pepe. Con l'Inter praticamente tutto fatto per la cessione di Mamadou Koulibaly per una cifra che si aggira sui 4 milioni di euro, 2 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Soddisfatte le pretese economiche del Delfino, in sostanza resta la strutturazione dell'accordo trovata una settimana fa. Prima delle firme va stabilita la formula della cessione, definitiva o in prestito con diritto di riscatto. Successivamente i dirigenti dell'Inter rifiniranno gli ultimi dettagli contrattuali con l'agente del gioiellino senegalese Donato Di Campli e allora si potrà pronunciare la parola fine sulla trattativa. Nessun intoppo per i baby biancazzurri che approdano all'Inter. Il classe 2000 Marco Pompetti ha sostenuto in mattinata le visite mediche. Il 2003 Lorenzo Peschetola le sosterrà nei prossimi giorni. Sui due giovani calciatori il Pescara percepirà il 50% del prezzo quando l'Inter li dovesse rivendere. Proprio come sta accadendo per Gianluca Caprari. L'attaccante è stato inserito dall'Inter, che ne detiene il cartellino, all'interno dell'affare Skriniar. Caprari, valutato sui 10 milioni di euro, finirà alla Sampdoria e l'Inter girerà al Pescara la metà del prezzo, 5 milioni. Operazione che non viene ancora ufficializzata perché ci sono ultimi dettagli da limare. L'entourage biancazzurro a metà pomeriggio poi ha incontrato la Juventus e l'agente del centravanti Simone Andrea Ganz, Davide Lippi, per chiudere l'operazione. Il figlio d'arte approderà in riva all'Adriatico a titolo definitivo per 1,5 milioni di euro, pagabili in 3 annualità. Si raffredda coi bianconeri la pista Mattia Vitale, richiesto fortemente dal neopromosso Venezia di Pippo Inzaghi. Con un anno di ritardo invece l'ex bomber di Pescara Teramo Gianluca Lapadula potrebbe accasarsi al Genoa. Il presidente Preziosi a breve presenterà un'offerta ufficiale al Milan. Proprio la cessione ai rossoneri 12 mesi fa aveva incrinato fortemente i rapporti tra Pescara e Genoa, che pensava già di avere in mano l'attaccante.
Chiusa la intensa due giorni milanese, il presidente Daniele Sebastiani ripartirà subito per essere presente domani mattina in comune a Pescara alla presentazione del progetto Football Town Program, varato assieme all'azienda Proger e al centro estero delle Camere di Commercio d'Abruzzo. Parteciperanno il sindaco Marco Alessandrini, l'amministratore di Proger Umberto Sgambati, il presidente del centro estero Daniele Becci e una delegazione di rappresentanti istituzionali giunti stamani dalla città di Fuzhou, della provincia del Fujian, in Cina. L'abruzzese Fabio Lupo riparte da una grande piazza come quella di Palermo. Reduce dalla sfortunata parentesi con il Teramo, il neo DS rosanero si mostra entusiasta per il nuovo incarico e chiarisce subito qual è l'obiettivo stagionale, cioè quello di riportare il Palermo nella massima serie di calcio. Vediamo insieme le dichiarazioni di Lupo. Spesso in questo tipo di situazioni, soprattutto quando si ha a che fare con società di così grande tradizione, si rischia di cadere nella retorica, di dire cose scontate, e io invece personalmente cercherò di essere il più pragmatico possibile, perché la cosa che conterà sarà quella di fare bene, di riportare il Palermo nella condizione, nella situazione, nella posizione che merita nella calcio nazionale, e questo è l'obiettivo che tutti dovremo avere, che tutti abbiamo, chi c'è stato, chi c'è e chi arriverà. L'obiettivo è quello di riportare il Palermo in Serie A. Non ci sono altri obiettivi, non ci sono mezzi termini, bisogna essere chiari, e ci avviciniamo a questa avventura con umiltà, ma anche con la consapevolezza del nostro percorso professionale, che è un percorso fatto anche di gavetta, è un percorso fatto anche di campi mediaticamente meno interessanti, ma è una vita fatta spesa con una passione, la passione per questo pallone che rotola, e poter fare il nostro lavoro qui a Palermo è per noi un'occasione indimenticabile che noi cercheremo di sfruttare nel migliore dei modi con il massimo impegno possibile. Si scalda l'asse Teramo-Pescara, 5 giovani calciatori biancazzurri sono pronti ad indossare la casacca del diavolo. Il DS Repetto intanto conta di chiudere a breve anche le trattative per portare in biancorosso il centrocampista Bob dal Chievo e il trequartista Candido dal Bassano. Prende forma la sinergia Teramo-Pescara. Diversi giovani biancazzurri sono pronti a sbarcare alla corte di Antonino Asta. I nomi sono quelli di Tomas Calore, Cristian Ventola, Ibrahima Diallo, Alessio Milillo e Lorenzo Paolucci. Discorso particolare va comunque fatto per Diallo e Ventola. Entrambi partiranno in ritiro a Rivisondoli con il Pescara, perché l'idea di Zeman è di valutarli. Nel caso i due si aggregheranno al Teramo a preparazioni in corso. Ventola è un jolly, può giocare anche mezzala, ma il ruolo principale è quello di terzino sinistro, compito col quale ha debuttato in Serie B con il Pescara ad Avellino nell'aprile del 2016. La scorsa stagione era in prestito alla Maceratese. Anche il guineiano Diallo è molto duttile, terzino sinistro ma all'occorrenza anche mediano e difensore centrale. Ultima stagione trascorsa nella primavera del Pescara, dove ha collezionato 14 presenze. Per Paolucci e Calore si tratterebbe di ritorni. Calore è stato in biancorosso già nell'ultima stagione con 2 presenze in campionato e altrettante in Coppa Italia, ma questa volta potrebbe essere promosso a titolare. Il centrocampista Lorenzo Paolucci è stato a Teramo 2 anni fa sotto la gestione tecnica di Vincenzo Vivarini ed è reduce da 28 presenze a Taranto, sempre in Lega Pro. Per Alessio Milillo si tratterebbe di un salto di categoria dopo il prestito in Serie D al San Nicolò e potrà crescere alle spalle del duo Cai di Speranza. Sempre dal Pescara è difficile arrivi il centrocampista ghanese Ransford Selasi, mentre è in stand-by la trattativa per l'esperto Alessandro Bruno. Sempre col Pescara va poi concordata la gestione di Marco Sansovini, l'attaccante ha reso al di sotto delle aspettative e non ha legato con la piazza. Non rientra nei piani futuri di Asta. Oltre all'ampio fronte Pescara, il neo DS Giorgio Repetto è impegnato anche su altri versanti, vicina alla chiusura della trattativa con il Chievo Verona per il centrocampista gambiano classe 96 Yusufa Bob, che nell'ultimo anno ha giocato anche egli a Taranto, salvo trasferirsi a Padova da gennaio, ma in Veneto ha trovato poco spazio. Le prossime ore saranno decisive anche per la definizione della
trattativa col trequartista del Bassano Roberto Candido, specialista dei calci piazzati, ha siglato uno dei suoi 3 gol dello scorso campionato proprio al Teramo, allora guidato da Lamberto Zauli. È tutto anche per l'edizione della notte del TG6. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa di Mattino 6 e poi con le 3 edizioni del telegiornale, gli orari canonici alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie ancora per essere stati con noi, vi auguro la buonanotte.